Quando passiamo dai videogiochi al cinema o alle serie TV, la domanda è sempre quella: a chi si rivolge un prodotto come Halo? A chi già conosce la più popolare saga videoludica targata Xbox, oppure a un pubblico nuovo? E soprattutto, a quel pubblico nuovo può davvero interessare? Proveremo a rispondere andando avanti, ma in prima battuta va detto che questo Halo è stato un adattamento non semplice nella gestazione, accostato anche a registi di primo piano quando ancora si parlava di un film. Halo alla fine è diventato una serie, che approda su Sky On Demand e Now in streaming a partire dal 24 marzo, tornando in prima serata su Sky Atlantic il lunedì successivo. Un adattamento non facile perché deve rendere giustizia a una saga videoludica cult amatissima, capace di vendere 80 milioni di copie. Una saga che non si è limitata ai videogiochi, ma è stata approfondita con romanzi e fumetti dal 2002 ad oggi. Per questo, il lavoro degli sviluppatori di Halo, Kyle Killen e Stephen Kane, andrà valutato anche sulla lunga distanza, senza limitarci alle sensazioni avute dai primi due episodi visti in anteprima. Ma la prima impressione è di una serie che intende seguire una via propria, mantenendo sì quei riferimenti e quelle strizzate d'occhio al mondo dei giochi che sono indispensabili e inevitabili, ma senza considerarle troppo vincolanti. Ve ne parliamo nella nostra video recensione di Halo. All'inizio dello show siamo nel 2552, su Madrigal, un pianeta di estrazione sotto il controllo dello United Nations Space Command. Il pianeta è sull'orlo della rivolta quando subisce l'attacco delle forze di un'alleanza aliena nota come Covenant. In soccorso degli abitanti di Madrigal arriva un corpo speciale di combattenti dell'UNSC, super soldati chiamati Spartan, in grado di tenere testa alla minaccia aliena e limitare i danni. La squadra che interviene sul pianeta è comandata dal Master Chief Petty Officer John 117, noto anche come Master Chief, e viene incaricato di condurre la giovane Quon, una superstite, in salvo nella roccaforte dell'UNSC, a bordo di un cargo che trasporta anche una misteriosa reliquia, che una volta toccata provoca al protagonista dei flashback del passato, dei tempi precedenti alla sua trasformazione come super soldato, e lo porta a fare qualcosa di imprevisto per quelli come lui, mettere in discussione gli ordini ricevuti. La serie di Halo è ambientata in un tempo precedente a quella dei videogiochi, pur non essendo un vero e proprio prequel di quello che già conosciamo. Lo si capisce dalle dichiarazioni della produttrice Kiki Wolfkill, che parla di una timeline propria della serie che possa permettere a giochi e adattamento di seguire strade autonome e consone a sfruttare il media in cui si muovono. Una scelta che, ripetiamo, potremo valutare sulla lunga distanza, ma che per ora appare sensata, perché i primi episodi della serie propongono da una parte le informazioni necessarie a introdurci al mondo in cui ci muoveremo e dall'altra i giusti riferimenti all'Halo videoludico, a uso e consumo degli estimatori. Si va oltre il gioco, quindi, per costruire qualcosa che provi a essere rispettosa dell'originale, ma nel tentativo di accogliere anche un pubblico nuovo e di natura diversa. Pensiamo ad esempio alle primissime battute della serie e una sequenza action in cui l'oggettistica e lo sfruttamento della soggettiva ammiccano chiaramente al gioco, nel tentativo di riprodurne l'estetica e le sensazioni generali. Al netto di una CGI che non ci è parsa sempre allo stesso livello e all'altezza della situazione, che potrà però essere anche migliorata nel prosieguo della serie. Gli scontri visti fin qui appaiono in ogni caso soddisfacenti, seppur non perfetti, capaci di evocare battaglie di stampo futuristico, coerenti con il contesto in cui si svolgono e condite con la giusta dose di violenza e crudezza. Un aspetto essenziale per una serie come Halo, che attinge all'immaginario di giochi in cui la componente action è preponderante. La stessa attenzione è riservata al cosiddetto world building, alla definizione di un contesto della storia che introduce elementi e temi che potranno essere sviluppati successivamente. Lo sforzo visivo è evidente, ma va anche detto che il livello produttivo appare diversi gradini sotto altri show recenti, in primis la fondazione di Apple TV Plus, che presentava una marcia in più sotto questo punto di vista. Vale per il mondo della serie lo stesso discorso fatto in precedenza, ovvero quello di una diversa declinazione di quello visto nei giochi, per venire incontro alle esigenze di un pubblico di natura diversa e alla difficoltà di canalizzare 20 anni di sviluppo narrativo in un media diverso. La stessa diversa declinazione del materiale preesistente e consolidato vale per Master Chief e nell'approccio del personaggio interpretato da Pablo Schreiber.
viene fatta la scelta di umanizzarlo maggiormente, suggerendo da una parte un misterioso passato e dall'altra un conflitto interiore che si sviluppa tra l'esigenza di seguire gli ordini da soldato qual è e i dubbi che si vengono a creare nel suo animo. Meno incisivi, almeno in prima battuta, tutti i personaggi secondari, che saranno presumibilmente tratteggiati di più con l'andare avanti delle puntate. Halo è dunque una serie che si muove in quello spazio difficile tra la fedeltà e la necessità di trovare una nuova via insieme a un nuovo pubblico. Va guardata sì con la voglia di cogliere dei riferimenti, ma senza la smania di ritrovare un'attinenza assoluta al materiale originale, in quello spazio ci si può divertire e permettere alla serie di crescere nei prossimi episodi, così come in una seconda stagione che è già stata annunciata. E voi? Siete curiosi di vedere la serie TV di Halo? E siete fan della saga videoludica? Fateci sapere la vostra nei commenti.